successo del momento, Aise e Utepego. 12:37 minuti, questa è Epic Club con Jules, Vin Twin e soprattutto con Felice Romano. Buongiorno a tutti, buongiorno a te. Buongiorno Felice, ben trovato sulle nostre frequenze, soprattutto negli studi della nostra diretta qui a Radio Club 91 in Ventina 30 Pozzuoli. Grazie. Allora, sempre tu sei gentilissimi. Ma tu sei un nostro amico, come diceva giustamente Vin Twin da poco. Mi onoro della vostra amicizia. Ecco, e ormai insomma ci sei venuto a trovare già tante volte e sicuramente lo farai ancora in futuro, però oggi è una giornata particolare, insomma, certo, perché certo. In realtà è il periodo che è particolare, sì. Quello natalizio. Periodo natalizio dove siamo tutti quanti più buoni e quindi speriamo di essere venuto qui più anche con un piccolo cattivo. Eccolo lì, vedi il discolo della situazione. Non è assolutamente così. Sono le corna, ragazzi. No, non è vero, non è vero. Sono venuto con dei piccoli regalini per tutti quanti, infatti, voi. Infatti. Abbiamo inondato la radio di delle note di Natale. È vero, e noi vogliamo scartarli subito questi regali. Mm-hmm. E anche perché abbiamo tante cose nuove e bellissime, aggiungerei, da raccontare. Sì. Allora, vogliamo prima ascoltare magari il brano di Natale, introduciamolo però, perché insomma, oggi qui siamo per ascoltare quello che è il tuo nuovo singolo. Sì. Sempre da È tutto dentro noi, un album che ormai conosciamo benissimo. Sì. Poi ascolteremo ancora un altro singolo, sempre estratto dallo stesso album. E sì. Poi adesso cominciamo con una novità. Una novità che è la canzone di Natale fatta per un bambino di nome Daniele che è diventato un angelo nel frattempo, era di Treviso questo bimbo, l'ho conosciuto un po' di tempo fa, abbiamo fatto anche una manifestazione a Pomigliano per raccogliere fondi per lui, per questo angelo che mi ha proprio veramente portato queste note di Natale e così le ho messe in versi e musica e le sto regalando perché Daniele con il suo sorriso possa vivere un po' anche nel cuore di tutti quanti noi. Che meraviglia, allora direi di ascoltare subito questa canzone e poi ne parliamo approfonditamente, ci racconterai di una bellissima serata appunto a teatro, sì, per beneficenza che si è tenuta. Ovviamente. Proprio anche per lui, insomma, sì, poi sì, ne parliamo dopo. E allora ascoltiamo dalla regia, pregherei Enzo Chiucchiolo, arrivano le note di Natale. Ci arriva una festa, un regalo che il tempo ci fa, e a miliardi di uomini è chiesto di far crescere la loro bontà. Questa è soltanto una canzone, chi la ascolta la canti con me. Qui si narrano le mille storie di un bambino diventato re, che ha portato dal cielo una luce e ha lasciato nel mondo una voce di speranza che infine qualcuno ci ascolterà. Perché noi siamo nati col bene, forse solo distratti dal male, ma che l'unico viaggio da fare va fatto col cuore. Buon Natale. Anche col sole, non è neve ma fiocchi di miele, portano dolci parole d'amore, sono le note di Natale. Le città che si vestono a festa, i bambini con gli occhi all'insù, e a noi grandi soltanto ci resta di aspettare il bambino Gesù, che ci porti di nuovo la luce, che ci doni nel mondo la pace, la speranza che infine qualcuno ci ascolterà. Perché noi siamo nati col bene, forse solo distratti dal male, ma che l'unico viaggio da fare va fatto col cuore. Buon Natale, che è lontano il silenzio sta male, ma solo non è.
ogni giorno vivessimo la magia del Natale, il mondo sarebbe un posto migliore. Le note di Natale, fantastiche, bellissime, di Felice Romano. Tra l'altro tu cantavi e suonavi anche questa emozionante canzone, eh? Sì, in effetti sì, è un'emozione che mi è venuta, ripeto, dettata da un angioletto, e forse penso che sia uno dei pezzi più belli e sentiti che ho scritto durante molto, la mia carriera. Molto suggestivo anche poi il coro dei bimbi, questo Buon sì. Natale. Non c'è Natale senza bimbi che guardano all'insù, insomma il testo parla proprio di loro. C'è poi un cartone animato che accompagna, invito le persone a collegarsi da Facebook o sul mio sito ufficiale feliceromano.net, possono guardare questo spettacolare cartone animato in cui ci stanno questi angioletti che, come Daniele, versano note per far sì che il mondo diventi tutto un posto migliore da poter vivere. Benissimo, allora ne parliamo tra pochissimo, perché adesso noi andiamo un attimo in pubblicità, sì. Poi vorrei parlare per bene di questo evento che si è tenuto e ascolteremo ancora la tua bellissima musica. Grazie a te, Felice. Tra pochissimo, pubblicità. Happy Club.
vince Romano, questa è la sua voce, la vita vince sempre, bellissimo messaggio. Sì, e poi tra l'altro sotto Natale un messaggio per augurare anche nell'anno nuovo che verrà tante vittorie di cuore, di sorrisi, di gioie, di vita. Certo, lo speriamo veramente per tutti. Per tutti, per tutti. E allora torniamo un attimino indietro, anche perché questa canzone si collega benissimo anche al discorso che facevamo prima, le note di Natale, la dedica speciale a questo angioletto, non solo, ma anche a un'associazione, Donna Speranza. Donna Speranza, il presidente Donella Serafini, una persona straordinaria che si è messa in testa appunto di, in questo mondo così vuoto a volte, di donare la cosa più bella che possa essere donata, che è la speranza, che non costa niente, assolutamente, ma che invece ha veramente un altissimo valore per chi appunto poi è beneficiario di questa donazione. Quindi tutti quanti noi potremmo farlo, ci costa veramente poco, assolutamente nulla, anzi penso che sia doveroso, no? Viene dal cuore, senz'altro, ed è la cosa più importante, aggiungerei. Direi pure voi, sì. E caro Felice, a questa associazione insomma è stata collegata questa manifestazione che si è tenuta dove? Si è tenuta al Teatro Gloria di Pomigliano d'Arco, sono intervenuti tanti artisti, tra cui Peppino Di Capri e poi tanti altri, anche io ho fatto la mia parte, e c'era il presidente dell'associazione Donna Speranza, Donella Serafini, che è venuta da Roma, poi c'era il presidente dell'AFI Leopoldo Lombardi, c'erano i genitori, i nonni di Daniele, questo bambino di Treviso per il quale abbiamo fatto anche una dedica, insomma, speciale. Una dedica speciale. All'inizio è stata veramente una bella cosa commovente per far sì che quest'angioletto ci faccia ancora compagnia. È molto dolce, ti voglio bene a tutte le ore. Tra l'altro lui ha questo modo di dire fantastico, aveva a 9 anni coniato questo modo di dire ti voglio bene a tutte le ore, per proprio significare ai propri genitori l'enorme affetto, amore che lui aveva per questi genitori, e noi gli vorremmo bene a tutte le ore, tant'è l'avete riproposto, insomma. Ho promesso ai genitori che compatibilmente con l'estro che mi deve venire diventerà una canzone, speriamo. Benissimo. Sarà sicuramente splendida. Speriamo, anche perché devo l'ascolteremo qui poi magari un giorno. Magari in anteprima, vogliamo sapere, poi in anteprima, mi raccomando, E dicevamo, quindi l'avete riproposto proprio in questa manifestazione, ad ogni ora appunto avete ricordato, ti voglio bene all'una, alle due. Sì, mi ha fatto tutta una scenetta, tutti gli artisti si sono prestati ad uscire con un fiocchetto giallo perché a Daniele piaceva il colore del sole. Che bello. E quindi abbiamo suonato la sua canzone preferita, che era Strada facendo. Che bello. E poi abbiamo preso questo orologio e abbiamo detto a Daniele, dovunque esso sia, dovunque lui sia, che appunto lo vorremmo bene per tutte le ore che ancora ci accompagneranno in questo percorso che è il viaggio della nostra vita. E proprio a lui tu hai dedicato questo CD di Natale che avete regalato intanto al Teatro Gloria, quindi proprio alla manifestazione. Abbiamo fatto tantissime copie, in verità Rosso di Sera ne ha pubblicate veramente tante, la devo anche ringraziare, e le abbiamo date a tutti i bambini della provincia di Napoli, nelle scuole stanno ormai quasi in esaurimento, anche i genitori in verità, perché mi dicono che i bambini poi vogliono ascoltare sempre questa canzone. Bellissima, dolcissima, poi con l'atmosfera natalizia. Sì, anche perché poi c'è questo coro di bambini che accompagna la parte suggestivo finale di queste note, e insomma, cerco salutiamo di dare un po' di... anche tutti i maestri che hanno contribuito alla realizzazione di questo CD, che ormai è un gruppo storico che mi fa compagnia, dall'arrangiatore Saverio Carpine, poi ci sta Massimo D'Ambra che si occupa oltre che degli arrangiamenti anche dei messaggi, un grandissimo anche lui, poi c'è Mariano Barba, alla batteria, Claudio Romano alla chitarra, e poi ancora Saverio alle tastiere, anche Saverio oltre alle tastiere, poi ci sto io al piano, e insomma abbiamo cercato di mettere le nostre professionalità al servizio di questa nobile causa, che era appunto questo disco per ricordare Daniele e per prendere anche e per la manifestazione. Dove lo troviamo questo disco, quindi? Ancora? Guarda, questo è in distribuzione gratuita in tutte le scuole, però il 5 di gennaio, ecco, veniamo anche ad altre novità. Perfetto, il 5 di gennaio c'è la Notte Bianca a Pomigliano d'Arco, io invito veramente tutti gli spettatori a venire, ci sono vari palchi disseminati nella parte centrale della città, ci saranno tutti i commercianti con le loro attività aperte, ci saranno vari punti di ristoro gratuiti che metteranno nel corso della città, ci saranno tanti artisti, Luca Sepe, Marcello Colasurdo, ci sarà la Posteggia, ci saranno veramente tante cose, ci sarà anche Felice Romano, che racconterà o cercherà di raccontare con le sue note, con i suoi musicisti, appunto le emozioni che vita facendo sono scorse sui pianoforti, sulle chitarre che mi sono in quel momento
momento ho avuto. Beh, certo, davanti. Insomma, ci racconterai come soltanto tu sai fare, insomma. No, va bene. Sì, ormai vedi, abbiamo qui anche una nostra ascoltatrice affezionatissima a te. Sì, tutti sono molto affezionati, quindi insomma. Io so che Club 91 ha sposato questo progetto di Fecero, ma veramente mi dico, no? Perché io non è che seguo sempre un certo, po' di altre cose capita. Da fare. Però mi dicono che veramente tra le radio, Club 91 e voi in particolare, siete sempre gentilissimi. E quindi è un piacere. Ma posso dire una cosa? Tipo, mi è capitato in questi giorni, sai, ogni volta noi facciamo Nel Song e Napoli, la tua canzone, Dove sì, sei andata mai? Sì. E tipo mi chiamava, beh, ormai la mia ex fidanzata, alcune amiche, alcuni amici. Sì, per dire che ormai sì, vabbè, annunciamo. Vabbè, comunque mi chiamavano. A me no. Vabbè, comunque ci chiamavano, mi chiamavano alcune amiche, amici, e mi dicevano: ma com'è bella quella canzone, ma di chi è? Non l'abbiamo mai sentita. Ha fatto una, questa è di un artista, vi ho spiegato un pochino la situazione, quindi complimenti anche da parte loro. Grazie. Anche loro me lo stanno dicendo. Grazie. Fra poco, peraltro, abbiamo scelto un'altra canzone che forse accompagnerà i prossimi periodi. Del Song e Napoli. Sì, del Song e Napoli, non so, sì, del Song e Napoli. Sì. E anche una canzone d'amore che parlerà. Come appunto, nasce questa canzone? Questa canzone nasce da una situazione del tipo che gli è capitata a lui. Dove? A pennello, vedi? No, ma veramente, cioè, queste situazioni comunque ti rendono la vita, diciamo, un po'. Vita. Sì, un po' vita, certo. Brava. Certo. Sono sempre vita. Esperienze, sempre momenti, insomma. Creatività, hai una creatività assurda in quel momento. Comunque. Eh sì, insomma, lì c'era in verità un dolore da esprimere per la mancanza di una persona molto cara. E quindi anche in modo molto semplice, ho guardato tramite le note, che sono il pane del mio quotidiano davanti al pianoforte, tutto il mondo quando questo mondo era descritto quando lei non c'era. Ecco. E quindi il titolo semplicissimo è appunto È quando non ci sei. È cercato di descrivere gli stati emozionali dello stesso mondo che prima mi sembrava a colori, in quel momento magari con dei colori più tenui, anche forse in bianco e nero, e ad esprimere questa emozione che poi ho raccolto in questi 4 minuti di note versate e di versi cantati. Allora, caro Felice, noi adesso stiamo per salutarci, sì. Ovviamente ascolteremo E quando non ci sei, però voglio sapere ancora un'altra cosa. Il 6 gennaio, fra l'altro, ti troviamo. Il 6 gennaio succederà una cosa molto carina, perché mi hanno invitato alla festa della polizia ufficiale, insomma, dell'anno, al Teatro Orione di Roma, dove avrò l'onore di suonare per la prima volta nella mia vita con un grandissimo, con Paolo Gianoglio, che presumo sia uno dei più grandi chitarristi che sicuramente abbiamo in Italia ma anche all'estero, ed è il chitarrista ufficiale del mio mito, nonché amico, che conosciamo benissimo, Claudio Baglioni. Esatto, Claudio Baglioni. E allora noi ti facciamo gli in bocca al lupo per queste due future date, intanto, e per tutte le tue cose, i tuoi progetti. Stiamo facendo una serie di concerti con un tour acustico, un tour acustico. Che abbiamo ti porterà? Abbiamo riarrangiato tutti i pezzi veramente in modo folle. E ci troverete un po' nei locali di Napoli, di Roma anche. È stata una volta, abbiamo suonato a Nola in una villa Minieri, e c'è una mia, insomma, fan che è venuta vicino e ha detto: ma ti sei permesso di rovinare alcuni pezzi, no, bellissimi? Dai, no, assolutamente. Ah, va bene, insomma, era per scherzare, perché effettivamente li abbiamo resi in chiave più acustica, certo, però più adatta la rilettura ad un'ambientazione acustica live che necessita soltanto di musica cruda, e quindi non di tutti gli strumenti. Benissimo, e allora ascoltiamo E quando non ci sei. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi, caro Felice. Grazie a te. Ti facciamo gli in bocca al lupo, oltre che gli auguri di Natale. Augurissimi a te, a lui, a tutta la radio, a tutti gli ascoltatori della radio e a tutte le persone di buon senso che debbano fare le feste nel migliore dei modi, senza stress, perché adesso il traffico e le cose, e soprattutto senza sparare questi botti che sono veramente attentato alla stupidità. Divertiamoci, divertitevi. Ma poi dobbiamo risparmiare, perciò non lanciamo i botti. Poi i bot purtroppo oggi stanno con differenziali esagerati. Stiamo avendo tante bot, no? Perfetto. Ricordiamo il 5 gennaio, il primo appuntamento con Felice Romano per il 2012, Notte Bianca di Pomigliano d'Arco. Grazie. E adesso E quando non ci sei. Auguri. Thank you.
che cerco il senso nelle cose, e forse neanche tu lo sai. Ma restano solo domande appese al volo che volavo quando ero il tuo respiro, e al sogno che sognavo mentre ti vivevo. Cerco invano le parole che forse tu hai smarrito nei percorsi del cuore, quando con i fari dei tuoi occhi grandi facevi arrossire anche più scuri tramonti. Del tempo entro nei miei silenzi e lì mi guardo e riavvolgo attonito il nastro del destino, riporto indietro il viaggio che fu il nostro cammino. E quando non ci sei, che fotografo il vento che urla, sbuffa, passa, ma non cambia mai il mondo e lascia dietro sé sempre tutto immutato, ma porta dentro me macerie del passato. Tu guardi il cielo, che è tutto ciò che hai, che pur essendo immenso non è proprio come vuoi, ma è purtroppo questo il mondo che vivo quando non ci sei. Quando non ci sei.